le tue tenerezze. Conquistano il mio cuore, resto preso dal tuo amore, o celeste bambino. Lascia che al contatto del tuo fuoco l'anima mia si liquefaccia per amore, ed il tuo fuoco mi consumi, mi bruci, mi incenerisca qui ai tuoi piedi, e resti liquefatto per amore, e magnifichi la tua bontà e la tua carità. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle. Anche in questo giorno noi parliamo della tenerezza, cioè Padre Pio parla delle tenerezze di Gesù bambino nei suoi confronti. È la tenerezza che Padre Pio poi aveva verso questo bambino di Betlemme. Ci avviciniamo sempre di più al Natale, il 19, quindi Padre Pio è assorto nel mistero della incarnazione guardando a questo bambino. San Francesco diceva che il Natale era la festa delle feste, no? È la festa dell'umiltà di Dio. E Padre Pio piangeva, ma versava veramente lacrime quando si avvicinava alla culla di Gesù bambino. E tante volte lo hanno trovato assorto in preghiera davanti alla culla del bambino Gesù, il bambino di Betlemme. Perché Padre Pio si commuoveva? Certo, è semplice, perché vedeva l'umiltà di Dio, questo Dio che poteva venire a noi in maniera diversa, grandiosamente, invece viene nell'umiltà di un semplice bambino, nascendo dal grembo purissimo della Madonna, ecco perché amava tanto la Madonna, perché è il tabernacolo vivente del bambino Gesù. E allora, ecco, lui aveva questa anima sempre infiammata, questo cuore infiammato. Dice: il tuo fuoco mi consumi, mi bruci, mi incenerisca qui ai tuoi piedi e resti liquefatto per amore e magnifichi la tua bontà e la tua carità. Pensate che cosa arriva a dire San Pio da Pietrelcina per il bambino di Betlemme. Se fosse vissuto oggi Padre Pio, quanto avrebbe sofferto? Pensiamo, oggi che ci viene proibito di fare il presepio nelle scuole, che viene proibito di fare il presepe, di fare una recita, lui che faceva sempre fare tramite la sua figlia spirituale, la Cleonice Morcaldi, le recite del Natale con i bambini, per adorare il bambino di Betlemme, per dire grazie Signore, perché ti sei fatto piccolo per noi, piccolo bambino. Diceva, io sono il trastullo di Gesù bambino, come lui spesso mi ripete, ma quello che è peggio, Gesù ha scelto un balocco di nessun valore, cioè pensando a lui, un balocco di nessun... Mi dispiace solo che questo balocco da lui prescelto imbrata le sue divine manine, cioè si sentiva indegno di essere un giocattolo tra le braccia del bambino Gesù. Quanto lo amava questo bambino. Ecco perché nella tradizione francescana noi vediamo tanti santi col bambino Gesù in braccio. Pensiamo a Sant'Antonio, pensiamo a Santa Veronica Giuliani, pensiamo a San Lorenzo da Brindisi. Padre Pio è un grande imitatore, perché Francesco d'Assisi, no? Greccio, il presepe di Greccio, colui che ha inventato il presepe, colui che ha tenuto fra le braccia questo bambino. Padre Pio è un grande imitatore. Ecco, l'amare che cosa? L'umanità di Cristo, l'umanità di Gesù. Allora prepariamoci bene al Santo Natale, prepariamoci bene anche nel fare il nostro presepe, il nostro presepietto anche nelle nostre case. È quello che ci fa gustare il Natale. Lui, quando vedeva i suoi confratelli che facevano, che preparavano il presepe, era estasiato. Pace e bene a tutti.